cambio di location per la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali che dopo 30 edizioni quest'anno si sposta al santuario e al bosco del Beato Sante. A Monbaroccio infatti fervono i preparativi per l'evento che si terrà sabato 19 maggio dalle ore 15 e domenica 20 dalle 9 in poi. Nelle due giornate verranno proposte tante iniziative all'insegna della cultura, dell'ambiente e della gastronomia. È un momento anche particolare perché inauguriamo i sentieri che l'Istituto Tecnico Agrario ha ripulito dentro il bosco, quindi è un lavoro particolare, quindi un festeggiamento in inaugurazione di questi sentieri che poi seguirà tra l'altro un progetto di riqualificazione guidato dalla Proloco di Monbaroccio e dall'Istituto Tecnico Agrario per risistemare il bosco e per farlo rivivere e anche e soprattutto renderlo possibilmente più fruibile. Devo dire questo, che c'è un lavoro di squadra come in ogni manifestazione, perché queste manifestazioni noi non potremmo realizzarle se non con i volontari. Poi chiaramente c'è la collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico, dei carabinieri, della polizia locale, ma soprattutto rivolgo un sincero e sentito ringraziamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e ai carabinieri del Comando Provinciale e alla Questura di Pesaro e per incoronare un po' a Sua Eccellenza il Prefetto, che ci ha dato questa disponibilità anche a collaborare con tutte queste nuove norme di sicurezza e che ci ha permesso di poter lavorare bene, di stare più tranquilli noi, di essere sicuri e soprattutto di accogliere in sicurezza tutti i turisti che possono venire al Santuario del Beato Sante. Sarà quindi un'edizione speciale dove non mancheranno laboratori, convegni, mostre e occasioni di divertimento per grandi e piccini. E durante le due giornate sarà appunto possibile fare dei percorsi, visitare i sentieri che sono stati riaperti, quindi visitare anche dei sentieri in cui c'erano le trincee di guerra, e oltre fare laboratori proprio con l'Istituto Agrario Cecchi, quindi di semina, di talea. E oltre a questo, poi per i bambini ci saranno proprio degli spettacoli, quindi itineranti, e ci sarà una novità in collaborazione con l'associazione Brand Corporation 3.0, un laboratorio di bambiliti, quindi un'attività che i bambini possono svolgere con i cani per ambientarsi al loro modo proprio di essere, proprio la natura dei cani. Luna Park antico, il mercatino di prodotti artigianali, e florovivaisti e tutti i materiali e prodotti che sono inerenti poi al mondo dell'albero e della natura. Un territorio bello come quello di Monbaroccio sarà un refrain, ma la realtà, quindi, come dire, l'evento della festa degli alberi è una delle tante, diciamo, parentesi nell'arco dell'anno 2018 che valorizza il nostro territorio e quindi merita proprio una spinta particolare da parte dell'amministrazione comunale.